È da quando ero bambino che c'avevo il desiderio di sta macchina. Sempre quello ho desiderato. In famiglia hanno girato sempre quel tipo di auto, un po' così all'antica, e nello stesso tempo solo Fiat Uno giravano. E io mi ricordo da bambino i miei zii, i miei cugini sempre a dire: no, perché la Uno Turbo, la Uno Turbo, invece no, la Uno Turbo è. Un po' il discorso delle leggende che hanno ste auto, comunque bare su quattro ruote. La Uno era la, diciamo, bara per eccellenza. La bara per eccellenza. Significa che stiamo in turbo pieno. Fa paura, ma a te fa paura perché cazzo, e non è niente, dopo non la tieni più. No, mamma mia ragazzi, ti spettina. No, il suono mi fa impazzire. Il suono è stupendo, il suono è stupendo. Comunque frena bene, certo ha la tendenza a tirare, vedi come ci ha portato, sì, dentro qui. Purtroppo sì, comunque l'avantreno c'ha sempre i suoi 30 anni, quindi non è come quelli d'oggi che magari quando inchiodi la macchina rimane dritta. L'impianto frenante è maggiorato, però comunque resta sempre componentistica di una volta, anche se maggiorata, ma la struttura da macchina è quella. Monta quattro freni a disco, di cui gli anteriori sono autoventilanti, e tutto il sistema frenante è stato potenziato. Inoltre le sospensioni sono state adeguate alle alte prestazioni e l'avantreno è stato dotato di una barra stabilizzatrice.
scopo era tirar fuori 300 cavalli, che per l'esperienza e per l'età per me era il massimo dove potevo arrivare, anche per un discorso di affidabilità del motore. E in realtà le preparazioni con questi motori si arriva a spingersi anche più in alto se si lavora la testa completa. Il problema è poi la durabilità. Questo è un motore che comunque ci puoi girare tutta l'Italia senza problemi. Se andiamo già sui suoi 400 cavalli, non è che c'hai tutta sta gran possibilità di viaggiare in tutta Italia, diciamo, in totale tranquillità. Anche questo motore comunque c'ha la sua manutenzione, i suoi controlli, però comunque è, se voglio affrontare un viaggio di 500 km mi fermo ogni tanto e ci arrivo senza problemi, anche se un motore elaborato così ha sempre i suoi problemi di manutenzione, magari una candela, magari quel giorno la carburazione va male, sono tanti piccoli fattori che bisogna tenere sotto controllo. Spingi come un aeroplano, Marco. Vabbè, quando entra ti senti proprio che ti attacca al sedile. Sì, ma c'è questo suono poi che esce da qua davanti che ti parla. La valvola con la Westgate che ulula. Un'altra cosa. Prima eri in galleria un chilometro dietro di me e si sentiva un sound incredibile, un tuono. Io bello. Facevo apposta. Madre, come va? Non ho il coraggio, mi credi? Sotto sforzo tende a mantenere tutto sulle giuste temperature. Minchia, che terza che ha! E clacson ce l'abbiamo, non serve. Funziona? Non mi serve! Mi sentono con la valvola! Quando stacchi così. Mamma mia! Che meraviglia! Esagerati, se no ancora più papà. Sono belli così, certo, un certo soft ma carini da ascoltare. Un certo gusto, un certo fascino. Andiamo di qua, Matte ti porta a vedere un bel posto. Non ho il coraggio di schiacciare fino in fondo la quarta, credimi. Oh, qua la quarta tocchiamo 240 km orari, finita. Io no, io no. Il problema è frenarla poi. No, Matteo, non ce la faccio più di così. È un aeroplano. Sto stringendo il volante come non ho mai fatto prima, perché mi cago addosso. Bellissima, bellissima, grande sound. Guarda che posto te l'ho portato, Matteo. Turbo IE MK2 da metà anni 80. Quest'auto ha fatto la storia, ha lasciato un segno nel cuore di tanti, tantissimi appassionati, anche nel mio. Un'auto che fa davvero paura guidare, soprattutto quando la potenza del motore oltrepassa i 300 cavalli, come in questo esemplare di Matteo Gualandri. Macchina curata in ogni singolo dettaglio, a mio parere una delle più belle a livello estetico. Il colore della carrozzeria
mi piace tantissimo. Tra le montagne poi, ragazzi, che ve lo dico a fare, è ancora più bella. Gli interni della macchina sono praticamente perfetti, il pomello del cambio customizzato, i pedali dell'acceleratore, frizione, freno molto belli, i sedili, tutta la plancia in perfetto stato, tettuccio apribile, questi cerchi bianchi così sono proprio i suoi, addirittura il dettaglio dell'estintore, il quadro strumenti, una serie di cose che messe insieme rendono quest'auto davvero speciale. Mi piace anche moltissimo il volante, la strumentazione aggiuntiva, customizzata, molto bella. Nel complesso, a livello estetico, nulla da dire. Quando la vedi arrivare da dietro, mentre andavamo su in montagna, sull'autostrada, l'ho vista uscire dal tunnel, dal mio specchietto retrovisore, e ho detto, minchia è cattiva, bella da vedere. Una macchina leggerissima che ha una potenza di oltre 300 cavalli, questo esemplare è davvero difficile da gestire, mi spaventa, da guidare non è semplice, soprattutto tra le curve, quando fai degli spari, nel momento in cui entra la turbina la macchina va forte, fortissimo, però per un gusto mio non la trovo molto equilibrata, mi piace molto di più guidare per esempio una 1 Turbo IE Giannini, quella che portai nel canale qualche tempo fa, vi lascio una scheda qui in alto se volete andare a vedere il video. Ecco, quella con 180 cavalli più o meno era più equilibrata, più divertente da guidare, più spendibile su strada. Questa invece me la immagino più da sparo, così. Però ecco, ognuno, ogni proprietario si costruisce la propria macchina a sua immagine e somiglianza, ecco. Ed è quello che ha fatto Matteo Gualandri, che tra l'altro saluto e ringrazio per l'opportunità che ci ha dato con questa macchina, il quale ha curato ogni singolo dettaglio estetico della macchina, che è davvero davvero bellissima. E anche nel vano motore, sono state fatte tante tante cose. In effetti, quando butti giù il pedale del gas e aspetti quel suono inconfondibile della turbina, che quando entra ti attacca al sedile, è davvero uno spasso, è davvero bello da guidare. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Ain't looking me more than what I become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the folds. È da quando ero bambino che c'avevo il desiderio di questa macchina. Finalmente l'hai realizzato. Considera che non ne avevo guidate molte di Turbo IE, e da quando ho portato la Giannini sul canale è diventato anche il mio di sogno. È una gran macchina, veramente. Poi c'è qualcosa di magico, perché è proprio una young timer a tutti gli effetti. A me piace proprio quello che ti trasmette alla guida. È un po' pericolosa, quello è vero, perché ad alte velocità, soprattutto la tua, quando entra il turbo spinge così, ammetto che insomma un po' mi ha spaventato. L'hai restaurata o era già così quando l'hai comprata? No, l'auto l'ho comprata già restaurata, il vecchio proprietario era un carrozziere, okay. Quindi l'auto era già finita quando l'ho presa. Il colore? Il colore è il suo originale, proprio da quando è uscita da mamma Fiat. Però io so che hai sostituito i paraurti
anche alcune parti sono davvero nuove, perfette, come se non avesse tutti. No, no, quelle diciamo erano, facevano parte del restauro. Ti chiedo una cortesia, quanto hai speso per restaurare la 1? Beh, il restauro è stato solo motoristico, esatto. E ho investito più o meno, a conti fatti precisi non ne so, però comunque intorno ai 15.000 euro. Beh, penso che sta lì. Quindi la macchina che ha un valore di circa 10, se la trovi 10, diciamo c'ha un valore anche, le vendono anche a 15. Ok. Però comunque un'auto messa bene, la seconda versione, quindi la MK2 come quella, 12,5-13, messa bene. Che non è lontanamente paragonabile al valore affettivo che questa macchina ha per te. No. Perché, spieghiamolo, tu da quando sei un ragazzo, anzi non un ragazzo, proprio un bambino mi hai detto. Sì. Quindi da quando Matteo aveva 6 anni che desiderava la 1 Turbo. In assoluto tu non hai mai voluto altre macchine? No, sempre quello ho desiderato, anche perché, in famiglia hanno girato sempre quel tipo di auto un po' così all'antica, e nello stesso tempo solo Fiat 1 giravano. E io mi ricordo da bambino i miei zii, i miei cugini sempre a dire no, perché la 1 Turbo, la 1 Turbo, invece no, la 1 Turbo è... E sono stato l'unico della famiglia. Però le hot hatch di quegli anni lì, quindi parliamo anche della Renault 5, della Peugeot 205, che erano un po' le antagoniste, se possiamo, certo, dire così, di quella, sì, macchina lì, ti piacciono? Cioè, nel senso, sì, è un mondo, quello degli anni, di metà anni 80, che comunque ti attrae? Sì, sì, sì. Oppure no, sei proprio per la Fiat? Tu, no, mi attrae, mi piacciono, però nello stesso tempo preferisco Fiat per un discorso proprio di... un po' di storia, okay, della Fiat 1, quindi un po' il discorso delle leggende che hanno ste auto, comunque bare su quattro ruote, mm-hmm, e diciamo tra tutte queste che mi hai elencato te, la 1 era la bara per eccellenza. Dici un po' che cosa c'è nel vano motore. Originalmente la MK2 esce con monoblocco 1004, in realtà io ho preferito fare la preparazione sul monoblocco 1003 perché è un po' più resistente, cioè, a livello strutturale, tecnico, i passaggi dell'acqua, delle fasce, insomma le specifiche tecniche del monoblocco sono meglio, più resistenti del 1003, ovviamente fino a un tot regime dei cavalli, perché se vuoi superare i 500 cavalli... No. Noi su questa quanti cavalli abbiamo? Su questa abbiamo, a due bar ho fatto 307 cavalli, okay, e 35 kg di coppia. Il motore l'ho rivisto completamente, rifatto per ogni dettaglio, ogni singolo bullone nuovo. Pistoni, BL, pistoni stampati CPS, BL ZRP, incassi sul monoblocco ho fatto, quindi guarnizione ad anelli, la testata l'ho lavorata a metà, nel senso perché una testa completa anche a sé molle, piattelli e valvole. Sì. In realtà io quelle le ho lasciate originali, però ho lavorato i condotti di scarico e aspirazione. La GAMS su specifica del preparatore, pompa a benzina esterna maggiorata, okay, AM. Tubi a intreccia, radiatore dell'olio maggiorato, tubi sempre aeronautici ho messo, intercooler maggiorato. Hai rifatto tutto? Sì, ho rifatto poi, tutto completamente. Quando aumenta tanto la velocità, le prestazioni, poi sei intervenuto anche sull'impianto frenante? Sì, monta impianto frenante punto GT prima serie, mm-hmm, i dischi sono baffati solo davanti. Il vecchio proprietario ha lavorato anche sull'assetto, infatti monto davanti un assetto a ghiera, la marca è AVO, uh-huh, diciamo è uno dei migliori assetti a livello stradale e anche pista, veramente eccellenti, la macchina tende a stare messa molto... su quattro pneumatici davvero belli. Sì, le A539 della Yokohama, che, yes, sono il giusto compromesso per lo stradale. Ok, e il cerchio? La scelta del cerchio da 14 e non da 15, magari anche per un'estetica migliore, è stata dal punto di vista prestazionale. Diciamo che i cambi della 1 con i semiassi soffrono molto originali, mm-hmm, quindi mettendo un cerchio più grande la macchina tendeva a fare più grip, quindi andavo a dare più forza motrice. Esatto, quindi c'è, cioè, più possibilità che si rompa il cambio o i semiassi, quindi abbiamo deciso il 14, che è il giusto compromesso, che con sta cavalleria che ho io, si guida bene. Anche la terza sgomma, se la fai accoppiare, certo, incastrando seconda terza. Sì, ho messo dei manometri su specifici per un discorso che comunque quei manometri hanno la loro età, quindi magari possono anche non segnare precisamente, e soprattutto per una preparazione del genere preferisco avere una lettura dei dati abbastanza importante e precisa. E qui arriviamo al nocciolo della questione, gioie e dolori.
gioie e dolori. Quanto hai tribolato per arrivare a questo livello e soprattutto quanto tempo è passato? Allora, da quando l'ho acquistata e che è entrata in officina lo stesso giorno che l'ho acquistata, più o meno 6-8 mesi, un po' dal discorso che comunque in officina il carico di lavoro era alto, quindi non potevano, tanti impegni esterni, esatto, ho avuto anche la sfortuna del lockdown che molti fornitori erano chiusi, quindi io sono dovuto stare 2 mesi fermo, quindi non potevo comprare i pistoni come le BL, lavorazioni sul monoblocco eccetera, quindi diciamo 2 mesi l'ho buttati all'aria in questo modo. Gioie e dolori, perché anche se la macchina l'ho finita a settembre, comunque ho rotto il cambio 2 volte, i sincronizzatori, poi magari si rompeva qualche tubo, qualche filo, comunque c'ha una continua manutenzione. Okay. Allora Matte, abbiamo finito, sono le 8, c'è una luce stupenda, guarda in che posto magnifico ti ho portato. Qua una bella sbraciata ci starebbe tutta. Infatti, il drone sta per ripartire, il video termina qui, noi vi lasciamo con una bella sigla mentre sgranocchiamo le nostre bistecchine e le salsiccine. E quindi, oh, ragazzi, grazie per la visione, grazie per l'ascolto. Belli quelli del nord, quelli del sud, quelli della Sardegna, della Sicilia. De tutti, tutti. Li famo tutti. Però non c'ho manco una seguace donna sul canale, ma com'è? Com'è? Comunque ragazzi, oh! Iscrivetevi e lasciate un commento qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate di questa 1 Turbo IE, che è un missile, a me è piaciuta tanto. Chissà a voi. Bella Matte. Down at the bar, fiddle tunes and homemade booze, but it always goes too far. Shooting pool, crack a jack, take off now and don't look back. But hey, don't you wanna play? Hold on, sugar, why you look so sad? Come on now, mama, ain't nothing here so bad. You got fast cars, movie stars, party on down the street with Mary Jane, good cocaine, lay me down there again. Double down, throw some dice, take off now, don't think twice. But hey, don't you wanna play?